come abbiamo detto molto interessante che sarà comunque visto l'ora tarda contenuta in un'oretta perché poi prepariamo l'allestimento anche per il processo Drifus e però è una sessione a cui teniamo moltissimo teniamo moltissimo perché abbiamo già detto questa mattina la lotta all'errore giudiziario passa anche attraverso la ricerca di rimedi a questo errore giudiziario è uno dei rimedi più semplici in un mondo in cui da due o tre anni non si fa altro che parlare in altri campi di intelligenza artificiale, è quello di affidare a, al mondo dell'intelligenza artificiale alcune delle attività tipiche del giudice o aiutare il giudice attraverso questi strumenti. Quindi, un effetto, dicevamo questa mattina un proposito meglio positivo. Quello che per oggi volevamo esplorare è il lato scuro di questo proposito positivo, perché è evidente che. C'è una cifra nera, cioè ci sono dei risvolti che analizzeremo nel dettaglio con i nostri relatori che adesso vado a presentarvi. E eh, in una situazione in cui intelligenza artificiale eh, e processo penale hanno iniziato a essere messo a fuoco prima negli Stati Uniti, come vedremo, ma ormai anche in Europa. Conoscete anche, eh, o se non le conoscete, facciamo un breve accenno al tema dell'utilizzo di questi sistemi, per esempio, per la fase del sentencing americana, per la fase eh, diciamo della decisione sul, sul BAIL, eh, fino a delle proposte anche molto forti di utilizzo dell'intelligenza artificiale per attività che normalmente sono eh, si pensava fino a poco tempo fa, dovessero essere eh, riservate solo. Al, al giudice. Un tema di interesse come vedremo anche per il fatto che da poco eh, diciamo si è studiato a fondo il tema della data protection, delle decisioni automatizzate, c'è un accenno molto importante come, di cui parleremo anche all'interno del GDPR eh, che tutti voi eh, conoscete, è perché anche lì in quella sede si è posto il problema di, della legittimità di decisioni totalmente automatizzate. Quindi, da un punto di vista etico, se vogliamo, ma anche da un punto di vista di controllo di queste decisioni, perché gli algoritmi che ne stanno alla base molte volte possono essere oscuri. Ma questo sono dei. dei dei cenni che facevo così tanto per introdurre il tema perché i veri protagonisti ovviamente sono i nostri due relatori, eh, il professor Mitya Gialuz dell'Università di Trieste che si è occupato recentemente in maniera autorevole di questo tema con un saggio che vi invito tutti a leggere, è uscito Decina di giorni fa su diritto penale contemporaneo, in cui eh, diciamo mappa eh, alcune eh, delle tematiche sottese al rapporto tra intelligenza artificiale e diritto penale, e poi invece il dottor Alberto Ziroldi, che è eh, giudice a Bologna, anche se diciamo così, di scuola modenese, modenese. e quindi molti di voi lo conosceranno per i suoi trascorsi, immagino Modenesi che allo stesso modo si è interessato recentemente molto di questo tema di algoritmo e giustizia penale, ha mostrato subito un grande interesse per partecipare a questo dialogo a due tra appunto un, un professore universitario, un giurista in senso accademico e un pratico e addirittura un giudice, quello che si vorrebbe in qualche misura sostituire. E dunque il dibattito oggi sarà giocato, così abbiamo pensato, in uno scambio... Tra loro due, quindi eviterei anche, perché siamo tutti stanchi, due relazioni separate, ma vi chiederei un po' un palleggiamento eh, anche con domande e io sto qui un po' come convitato di pietra con possibilità di intervento e magari di stimolo del dibattito. Quindi lascio subito la parola all'amico e collega al professor Gialuz per introdurre questo tema. Buon pomeriggio a tutti, grazie intanto al professor Luparia per l'invito, grazie alla Camera Penale di Modena, all'avvocato Guido Sola, per aver organizzato questo festival della giustizia penale che eh, trovo molto interessante perché è un format che si è diffuso in altri ambiti, dall'economia alla letteratura, alla filosofia. Ma credo che da, eh, ci, ci sia la, lo spazio eh, per raccontare, divulgare la giustizia penale e i suoi eh, problemi. Quindi credo che questa iniziativa colmi eh, una lacuna culturale. E quindi grazie e complimenti per questa bellissima eh, iniziativa. Io partirei un po' da lontano: eh, partirei da una mh, riflessione sulla crisi della giurisdizione. L'intelligenza artificiale eh, si innesta in un momento storico nel quale la giurisdizione è eh, al centro di mh, una forte torsione. Da un lato il paradigma, diciamo, giuspositivistico eh, è in crisi eh, profonda eh, quando parlo dell'articolo 111 eh, agli studenti dico che eh, l'affermazione, la, la codificazione, la eh, cristallizzazione in Costituzione del principio di legalità processuale è arrivata quando ormai, come dire, si era superato eh, quel eh, paradigma, cioè l'idea, per citare Zagrebelski, che il diritto sia un arsenale di formine giuridiche, le norme da schiacciare sulla realtà, appartiene evidentemente al passato. L'innesto del, soprattutto, direi, eh, per semplificare, del eh, paradigma europeo, sta eh, portando a valorizzare il, il giudice. Dopo l'interpretazione costituzionalmente orientata, abbiamo oggi eh, un legiferare per principi, ce l'ha raccontato bene, descritto in maniera molto puntuale Roberto Costoris nel suo ultimo eh, libro, e quindi in questo nuovo versante in cui si legifera per principi, si utilizza molto gli strumenti appunto della interpretazione convenzionalmente orientata della disapplicazione alla norma europea e evidentemente il giudice, ma mi verrebbe da dire gli operatori del diritto nella loro eh, totalità acquisiscono uno spazio creativo e una centralità enorme. Viene messo in crisi il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, quell'articolo 101,2 sul quale è edificata la nostra eh, architettura proprio costituzionale, per cui il giudice ha un'indipendenza funzionale in quanto è tenuto ad applicare la legge e nel momento in cui il giudice crea, come dire, quella, eh, quella sua legittimazione viene in qualche modo a eh, entrare in crisi. Su questo versante quindi centralità del giudice. Dall'altro lato però, e qui introduco il secondo elemento, il populismo penale richiede al giudice di eh, come dire, adeguarsi a quella che è una strumentalizzazione del diritto penale. Il diritto penale, ehm, la criminalizzazione, di questo ha parlato benissimo, credo, Vittorio Manes in un saggio recentissimo, il diritto penale no limits, pubblicato sul, uh, su questione giustizia, non deve più cercare un fondamento altrove, è uh, in sé, come dire, uno strumento fondamentale. La criminalizzazione risponde non a uh, delle ragioni razionali, verrebbe da dire, ma a, um, come dire, logiche di marketing. Ciò che conta, e lo dico alla platea in cui ci sono molti avvocati che lo sperimentano uh, spesso, e eh, l'effettività dello strumento repressivo che deve perseguire il traguardo della certezza della pena, ecco, di questo, su questo poi torneremo magari anche domani con l'ex ministro Orlando. E quindi il giudice, nel momento in cui, come dire, non risponde alle esigenze, alle aspettative del legislatore, eh, viene criticato anche su quel versante. Ecco, in questo panorama di una crisi profonda della legittimazione del eh, giudice che viene come dire strattonato da un lato perché deve creare senza talvolta averne la legittimazione dall'altro come dire quando disapplica in nome dei principi non risponde alle aspettative eh, democratiche si innesta il tema della tecnologia perché sempre più spesso come dire cresce la tentazione di delegare proprio alle macchine, al giudice macchina, quello che il giudice uomo non riesce a garantire, la certezza, la prevedibilità della decisione. L'opinione pubblica sembra, in altri termini, eh, sempre più rassicurata da una decisione tecnica, più da una decisione tecnica che da una decisione umana. E d'altra parte, quello che si verifica anche a livello di prova... Uh, tecnologica, di prova scientifica, uh, c'è il cosiddetto CSI effect: le giurie americane non condannano se non c'è una prova uh, scientifica. E allo stesso modo l'opinione pubblica, come dire, sembra essere più uh, rassicurata da uh, una dimensione basata appunto sul calcolo, sulla tecnica, e non più sulla soggettività, sul libero convincimento del giudice. E badate bene che questa, um, questo sviluppo, questa um, prospettiva, è stata analizzata in un libro um, molto eh, interessante di Garapon e eh, la SEG, Justice Digital, che parlano proprio di una rivoluzione simbolica, in cui sostanzialmente il diritto non è più fatto di parole, ma è fatto di numeri, di algoritmi. E eh, stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione giuridica, ma con una differenza sostanziale rispetto alle precedenti rivoluzioni. Le precedenti rivoluzioni, dall'introduzione del codice civile, quindi la nascita della eh, modernità giuridica, alla rivoluzione del costituzionalismo novecentesco, erano tutte erano tutti cambiamenti di paradigmi, se vogliamo anche l'ultimo, quello della rivoluzione indotta dalle fonti sovranazionali del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, erano tutte rivoluzioni fatte da giuristi, in cui i giuristi erano protagonisti con il loro linguaggio e con le loro categorie di ragionamento. La rivoluzione tecnologica e digitale alla quale stiamo assistendo, non è governata dai giuristi né, badate bene, dal legislatore né da soggetti pubblici, ma molto spesso da attori diversi, da imprese che eh, dopo aver eh, applicato dispositivi di intelligenza artificiale nell'ambito eh, della salute, della sanità, dell'educazione, dell'urbanistica, pensate alle smart cities, adesso vedono nella giustizia e anche nella giustizia penale eh, un terreno eh, diciamo, non sfruttato, forse l'ultimo disponibile per l'espansione tecnologica e per applicare quindi i propri modelli e le loro logiche distanti dal eh, diritto. Per questo nel mondo, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Francia, si stanno... Eh, sviluppando, stanno fiorendo delle legal, um, legal tech startup ideate da ingegneri e imprenditori secondo una logica orientata al uh, profitto. Quindi questo è un primo uh, come dire, spunto sul, sul discorso. Sì. Perché quello che dice è molto interessante, soprattutto questo aspetto che faleva sull'introduzione di questi eh, approcci. Legate all'intelligenza artificiale. Possiamo riassumere, dimmi se riassumo bene: in una chiave anche di imbrigliare il giudice che non rispetta la politica, diciamo così, criminale del momento. Però. C'è un'eccezione, qualcuno potrebbe dire, ma invece non potrebbe essere altro quello che guida, cioè non fidarsi, ritenere che il giudice, per esempio, sulla questio fatti, sull'accertamento del fatto, non sia in grado più di dominare pienamente la complessità degli indizi, delle prove, eccetera, e quindi ben venga un'intelligenza artificiale che non dico che lo sostituisca, ma lo aiuta. Cioè, qual è la verità? La spinta è quella che dici tu, quella che dico io o tutte e due? Tutte e due, assolutamente tutte e due. Eh, io credo che ci sia una spinta mh, buona, diciamo, e eh, un, una spinta cattiva, per semplificare. Certamente è un fenomeno però eh, che non appartiene più al futuro. Infatti, partirei proprio da una battuta del Chief Justice della Corte Suprema degli Stati Uniti, John Roberts, che è interrogato eh, due anni fa. Da un autorevole giornalista che gli chiedeva: ma quando mh, le macchine eh, basate sull'intelligenza artificiale potranno dare un contributo alla decisione? Mh, quale sarà, quando accadrà? E lui disse: quel giorno è già qui. Le, eh, I tools eh, basati su intelligenza artificiale già oggi vengono impiegati eh, a diversi livelli. E ehm, che cos'è ecco, l'intelligenza artificiale della quale eh, parliamo? Fissiamo solo una definizione e io citerei una fonte che al momento è una delle più autorevoli, cioè eh, la carta etica eh, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi eh, giudiziari e nel loro ambiente, che è de recentissima, del dicembre 2018, adottata dalla commissione, dal Comitato europeo per l'efficienza della eh, giustizia. E la definizione è la seguente: l'intelligenza artificiale è un insieme di metodi, teorie e tecniche scientifiche, il cui scopo è riprodurre tramite una macchina le capacità cognitive degli esseri umani. Gli attuali sviluppi cercano di avere macchine che eseguono compiti complessi precedentemente svolti dagli umani. Allora, in un mondo in cui, eh, là, come ha detto inizialmente Luca Luparia, eh, le nostre vite dalla mattina alla sera sono eh, pervase dall'utilizzo di eh, strumenti basati sull'intelligenza artificiale, ormai non riusciamo più a scrivere neanche le mail senza che Gmail ci aggiunga. Il, eh, la, la frase, no? quello sono, eh, diciamo, sono strumenti basici, elementari, ma di intelligenza artificiale, ma tutti i sistemi diciamo, eh, di protezione dello spam. Ecco, ce quando non troviamo una mail perché l'intelligenza artificiale ce l'ha eh, letta come pericolosa, ce l'ha mandata nello, nello spam. Allora è evidente che in un eh, momento in cui i metodi statistici e probabilistici sono sempre più raffinati e sofisticati, la disponibilità dei dati è sempre maggiore, l'accessibilità ha un potere computazionale enorme e eh, come dire, molto economica. E viviamo sempre di più in luoghi eh, che sono connotati dalla presenza di dispositivi basati che generano informazioni pensiamo alla domotica, è evidente che il processo penale, che è uno strumento di ricostruzione della realtà, non può rimanere impermeabile rispetto all'utilizzo di eh, questi dispositivi. E in quali ambiti vengono impiegati i dispositivi? Primo, l'ambito della prevenzione. Mh, e, eh, leggiamo ormai, non dico quotidianamente, ma sempre più spesso, anche nella realtà italiana, di attività di polizia amministrativa eh, basati su eh, dispositivi di intelligenza artificiale. Penso al key crime messo a punto dalla Questura di Milano, che pare stia dando dei risultati abbastanza, ehm, abbastanza rilevanti dal punto di vista dell'individuazione, soprattutto di reati predatori, delle rapine in particolare, l'X-Law, che mi dicono essere utilizzato anche eh, a, a Modena. E e quindi questo è un ambito diciamo, che sta fuori dal processo penale. Però eh, evidentemente si è fatto un gran discutere opportunamente eh, di captatori informatici, ma ci sono degli strumenti di intrusione basati sul... che utilizzano dispositivi di intelligenza artificiale ancora molto più eh, efficaci, molto più pericolosi, anche alla base dei captatori. Quindi il secondo ambito è sicuramente quello probatorio. E qui il problema è quello di capire anzitutto eh, l'attendibilità la, eh, dei dati, perché molte volte eh, questi eh, algoritmi che stanno al fondo della, mh, delle machine evidence eh, sono delle black box, come si suol dire, non si sa cosa c'è dentro, non si sa cosa... Uh, c'è tra uh, cosa sta alla base del processo di trasformazione di un input appunto in un uh, output e quindi come si fa a difendersi rispetto a un uh, tool che è totalmente oscuro perché uh, il codice sorgente è tutelato dalla mh, proprietà intellettuale terzo ambito nel quale si stanno diffondendo dei dispositivi basati sull'intelligenza artificiale è quello strettamente decisorio ed è quello della giustizia eh, predittiva in senso lato, nell'ambito della quale possiamo distinguere due diversi eh, aspetti. Il primo è quello della giustizia predittiva in senso proprio, e cioè l'analisi di un cospicuo numero di pronunce giudiziali che viene effettuato tramite eh, tecnologie di intelligenza artificiale al fine di elaborare previsioni quanto più precise e attendibili in ordine al possibile esito di una uh, specifica controversia. Da questo punto di vista devo dirvi che la Francia è probabilmente il paese in cui uh, il dibattito intorno alla giustizia predittiva è, è più caldo e vivace, anche perché vi è un'ampia disponibilità di materiale decisorio circa 3 milioni di eh, pronunce all'anno vengono rese disponibili online e quindi sono sempre più, eh, direi, mh, sofisticati gli strumenti di analisi del precedente per arrivare a eh, pre predire l'esito di una determinata decisione. E qui potete capire, a proposito di eh, rischi di lato oscuro, di nuovo, Qual è la torsione del 101,2? Uh, L'indipendenza del giudice nel momento in cui come dire, le parti gli prospettano una ipotesi decisoria che è stata seguita in n casi. Capite benissimo uh, quali sono i rischi di cristallizzazione della nostra uh, giurisprudenza e quali sono agli altrettanti pericoli di un appiattimento del giudice non sulla legge ma su quello che è stato deciso in n eh, casi. Ecco, vediamo provare a sentire il giudice su questo e tu ci hai denegato un quadro molto interessante, allora, innanzitutto la divisione, per riassumere di intelligenza artificiale in chiave predittiva e quella non in chiave predittiva, l'intelligenza artificiale come tool di ausilio per le indagini per l'investigatore, per un piccolo aspetto che è importante ma non ci sconquassa, non ci squaderna diciamo il quadro complessivo e poi invece quello decisorio che invece ci mette Esatto sul quadro decisorio ancora giustizia predittiva in senso proprio e poi c'è eh, l'altro tema invece mh, attualissimo dei cosiddetti risk assessment tools che si stanno diffondendo eh, negli Stati Uniti eh, in tutte le fasi eh, quindi eh, soprattutto per il bail ci sono conoscete probabilmente poi ci possiamo anche tornare il caso Lumis in cui si era utilizzato un, uno strumento, mh, poi si potrebbe discutere se basato sull'intelligenza artificiale o meno, un algoritmo che eh, elabora diciamo, le risposte che eh, l'imputato in quel caso aveva dato a 139 domande. Avete presente, molti di voi saranno stati negli Stati Uniti e quando si viaggia eh, verso gli Stati Uniti viene sottoposto esatto, un questionario. E poi eh, c'è un algoritmo che eh, in qualche modo analizza eh, le risposte a questo questionario poi magari eh, il, eh, il dottor Ziroldici eh, eh, ritorna su e, mh, ecco nel caso specifico di Lumis eh, che adesso non so se stia ancora scontando la sua pena poi magari in una prossima versione eh, in una prossima edizione del festival eh, lo si potrà invitare ma ehm, dicevo aveva patteggiato e quindi il fascicolo sostanzialmente era eh, molto leggero e per valutare in fase di sentencing l'entità eh, della pena si era, il giudice aveva considerato anche, non soltanto, ma anche l'esito eh, della eh, pericolosità del, del compass. Ma, e chiudo... Sempre più spesso i risk assessment tools sono una chiave per il superamento del bail. Questo è particolarmente interessante perché negli Stati Uniti, in molti stati, sta capitando qualcosa di epocale. Sono 30 anni che si sta cercando di trovare delle formule per superare il bail, che genera evidentemente delle disparità legate al, al censo. Ah, è stata ritenuta una delle cause dell'enorme incremento della popolazione carceraria e oggi una delle chiave del superamento del bail, in Kentucky in particolare, per la prima volta in California, è stato l'utilizzo di risk assessment tools che possono essere privati come il Compass, oppure nel caso della California saranno degli strumenti pubblici verificati. Validati da un'autorità indipendente, ma si prevede addirittura che quando. Cos'è un risk assessment tool? Allora, ci parola. sono diversi eh, sistemi, ripeto, privati o pubblici che si basano su dati statici oppure eh, dinamici, e eh, il Compass è uno di questi, ma ce ne sono altri, eh, c'è ad esempio il PSA che è stato eh, realizzato. Per minimizzare alcuni problemi che determina il, il COMPAS, eh, qual era una delle critiche, potete immaginarle, del eh, COMPAS? Eh, di eh, enfatizzare discriminazioni razziali, cioè è risultato da una indagine pubblicata da ProPublica che i, eh, gli imputati di colore eh, venivano ritenuti eh, doppiamente pericolosi rispetto agli imputati bianchi con le medesime caratteristiche. Sostanzialmente, in, uh, come funziona? Si analizzano una serie di dati per costruire dei pattern, quindi un numero n di uh, casi del passato che hanno determinate caratteristiche. Con quelle, a quelle caratteristiche corrisponde un rischio alto, basso, medio di uh, commissione di reati. E uh, se il soggetto singolo appunto rientra in una delle categorie, poi sono più o meno sofisticati alcuni danno proprio una percentuale di rischio, il, ehm, il giudice eh, può eh, valutare, tener conto di questa valutazione in fase di sentencing, oppure, e qua attorno alla riforma californiana, per la prima volta si prevede che eh, addirittura i pre-trial officer possano rilasciare il uh, defendant senza sottoporre il caso al giudice. Questa riforma è stata approvata alla fine del 2018 ma è ancora sottoposta a diciamo, una convalida con un referendum perché le lobby del bail si sono fatte sentire e hanno bloccato l'entrata in vigore della riforma. Però quello che, eh, chiudo rispondendo alla eh, domanda di Luca Luparia, quello che emerge è che eh, uno strumento che sembra... Garantire appunto un'accettabilità maggiore della decisione è diventato negli stati, in molti stati dell'America dell del Nord eh, la chiave per il superamento del, eh, del bail. No, molto interessante. Era bene spiegarlo, perché ovviamente non tutti eh, diciamo, sono avvezzi a conoscere questa tipologia di strumenti. Certo, quello che emerge, ed è qui la domanda che va al, al giudice nostro ospite, è. Il rapporto tra questi strumenti più o meno sofisticati e il giudice stesso in chiave di potenziale appoggio facile del giudice a questi strumenti, di in qualche misura di deresponsabilizzazione, perché nel momento in cui io mi scosto da questo risultato probabilistico rischio una critica eh, interna giudiziale, una critica disciplinare. Cioè, nel momento in cui io sto nel, nel range che mi ha detto l'ha detto il computer, l'ha detto l'intelligenza artificiale. Ecco come si pone rispetto a questa prospettiva il giudice italiano in questo caso. Ringrazio eh, l'avvocato Sola per avermi invitato e gli organizzatori del, del festival. Comincio col dire che eh, la questione dell'intelligenza artificiale e delle sue ricadute del processo penale è una questione sulla quale probabilmente la uh, magistratura italiana non ha ancora avviato una riflessione mh, degna di questo nome penso che il tema non sia in questo momento men che meno ma diciamo non sia nell'agenda uh, nell'orizzonte della um, di chi svolge questa attività e anche della magistratura nel suo, nel suo complesso. Eppure, è un tema che eh, con la sua, non solo con la sua potenza immaginifica, ma anche con la sua realtà eh, normativa bussa prepotentemente alla porta perché è già stato citato, eh, c'è una uh, disposizione normativa, un diritto positivo, l'articolo 8 del decreto 51 del 2018 sui dei dati personali, che. Vieta le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato che producono effetti negativi nei confronti interessati. Vietando le decisioni che si fondino su, unicamente su un trattamento eh, automatizzato di, eh, di dati. Effettiva, evidentemente, lascia aperta la possibilità che vi possano essere decisioni che non si fondino esclusivamente, ma che comunque utilizzino sistemi di intelligenza artificiale. Ovviamente, è tutto da definire quale possa essere la sinergia tra il Compito del giudice e il, eh, il, il, il robot. Per cui, alla espressione giudice trattino robot si potrebbe utilizzare il giudice e il robot come veicolo, eh, diciamo, di riflessione in termini di come dire, praticabilità, ecco, anche eh, di diritto positivo. Ehm, mi viene in mente una uh, domanda che eh, è stata posta qualche tempo fa che è stato citato dal professor Jaluz per avere scritto un testo che probabilmente ha anche una dimensione non soltanto giuridica ma anche antropologica e filosofica e che purtroppo non è ancora stato tradotto in italiano appunto la giustizia digitale gli hanno chiesto ma tu ti faresti giudicare da un algoritmo e mi piacerebbe porre la domanda a chi mi ascolta o comunque al, al pubblico vi fareste giudicare da un algoritmo e Forse questa domanda potrebbe essere, diciamo, incompleta nella misura in cui non sia specificata da un'altra domanda. E perché? Quali sono le ragioni che possono giustificare la sostituzione dell'intelligenza artificiale all'esperienza umana? Buona parte, anzi, direi, massima parte sono già state evidenziate dal eh, professor Gialuz, sostanzialmente chi si è occupato di queste vicende, di questi aspetti che ha approfondito ne ha evidenziate tre, la prevedibilità delle decisioni in un contesto in cui la impossibilità di prevedere una decisione, quale può essere una decisione eh, del giudice in un sistema. Pur entrato in crisi, ma comunque sempre eh, vincolato dalla soggezione del giudice alla legge e ad un quadro normativo multilivello, quindi con particolare complessità, dove tutta una serie di ricadute sulla disponibilità di big data, di dati che possano come dire, eh, garantire la conoscibilità e quindi anche la prevedibilità, la, eh, i tempi la riduzione dei tempi di erogazione della, della risposta giudiziaria e infine l'esattezza della decisione, la sentenza esatta. Ecco, io non, non ho nessuna preclusione, nessun eh, diciamo, timore all'ingresso dell all delle macchine, chiamiamole così all'ingresso dell'intelligenza artificiale nel processo penale, anzi mi verrebbe da dire che forse per una serie di eh, categorie di reati che possiamo definire small claims quindi reati diciamo anche bagatellari, mi viene in mente uno l'articolo 186 del codice della strada è di Abbrezza, che è un reato frequente un reato che occupa le eh, l'attività dei giudici. Se ci pensiamo, questo reato, probabilmente la sua definizione potrebbe essere affidata a algoritmi che si fondano sostanzialmente su quello che già succede adesso. L'accertamento del reato è effettuato da una macchina, il test alcolimetrico. La pena viene sostanzialmente parametrata attraverso tabelle prefissate che penso che tutti gli uffici abbiano, gli uffici di procura, viene emesso un provvedimento particolarmente semplificato come un decreto penale, viene opposto e molto spesso l'esito è quello dell'affidamento del lavoro di pubblica utilità in una, per, come dire, in una um, valutazione comparativa di giorni uh, di pena o di somme di denaro alla, uh, ai lavori. Sostanzialmente una volta uh, terminata uh, positivamente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non vedo sinceramente ostacoli Dirimenti a che tutta la filiera possa essere in qualche modo affidata ad una, eh, ad una macchina, proprio perché l'intervento, il compito del giudice è un compito sostanzialmente di controllo della regolarità dello svolgimento dell'attività. E questo lo dico anche perché, ove non fosse, eh, diciamo, praticabile la via di una depenalizzazione, probabilmente in queste diciamo, eh, fatti specie a, a basso contenuto di discrezionalità valutativa, ehm, l'utilizzo, l'impiego dell'intelligenza artificiale potrebbe essere anche sintonico con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che è un principio, come dire, sul quale si è, sta avviando una profonda riflessione mh, proprio per la impossibilità di garantire il suo completo esercizio. In una situazione di, diciamo di carenza di mezzi. Detto questo, a me piacerebbe anche eh, cercare di immaginare quali possono essere, in nella dimensione fattuale, le ricadute operative dell'ingresso dell'intelligenza artificiale nel processo penale. Il primo aspetto è quello del cambiamento della sacralità del processo che ora ha una sua dimensione che è rito e rappresentazione teatrale, quasi aristotelica, un'unità di tempo, di luogo, e che è già stata e già conosce una diciamo, deroga. Ricordiamo tutti i, i, i temi di riflessione del processo in videoconferenza che dematerializza la presenza dell'imputato all'interno dell'aula dell di udienza e lo rende una presenza virtuale. Il processo quindi perde finirebbe per perdere le sue dimensioni spaziali per diventare una realtà liquida e ubiquitaria. L'ufficio del giudice, lo studio dell'avvocato, il carcere, il luogo dove si trova eh, l'imputato. Certo, questa destrutturazione probabilmente può comportare dei vantaggi in termini di, diciamo di celerità, di, ehm, di definizione. Mi, viene però, mi verrebbe però da dire che in la nostra Costituzione prevede un processo che abbia una durata ragionevole non prevede necessariamente un processo breve la brevità del processo non è necessariamente la sua ragionevole durata proprio per la irrilevanza di interessi in gioco che richiedono una adeguata ponderazione degli elementi disponibili terzo punto cambierebbe la grammatica della decisione. Oggi il giudice acquisisce in un contesto che l'articolo 525 del codice richiede proprio nella sua dimensione fisica, di presenza fisica del giudice che acquisisce la prova e del giudice che la valuta. Dicevo, valuta la prova secondo criteri sostanzialmente condivisi, fissati dalle norme, dalle regole di valutazione, dalle massime di esperienza e decide secondo il suo libero convincimento. In sostanza la sentenza individua dei rapporti causa-effetto. L'intelligenza artificiale, molto probabilmente, secondo quelle diciamo, indicazioni che provengono da chi ha eh, studiato i eh, nessi eh, che eh, la, la, diciamo, la, la compongono, individua delle correlazioni logico-matematiche tra dati ed altri dati. Mi viene da pensare, per esempio, il giudice può dare un senso, ovviamente rendendone chiare le ragioni, al silenzio di un testimone. L'algoritmo misura la durata del silenzio, probabilmente non è la stessa cosa. Oppure l'atteggiamento, il comportamento di un testimone... È chiaro, io non sto, diciamo indulgendo verso forme di eh, controllo, eh, della, eh, di valutazione della testimonianza che sono sempre un po' eh, fuggevoli. Però dico che ehm, l'intelligenza eh, artificiale sarà in grado di misurare una prova, ma non so se sarà in grado di valutarla. E ancora, come sarà possibile affidare all'algoritmo il bilanciamento degli interessi? Penso, ad esempio, a un reato di diffamazione. Il bilanciamento dell'interesse alla reputazione, leso, e il bilanciamento del diritto di critica o di cronache, che invece viene evocato da chi quel reato eh, viene contestato di avere commesso. Come sarà valutato il rapporto tra norme, tra norma ordinaria e norma costituzionale? Come si riuscirà a. Diciamo, far valutare all'algoritmo la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale. E allora mi domando se l'utilizzo di intelligenza artificiale pro, possa essere prodromico anche a un cambiamento dei rapporti tra le norme e quindi tra le, eh, tra le, tra le fonti. Poi dal momento che i um, big data, quindi i, uh, la massa di dati su cui chiaramente uh, si finisce per fondare uh, le capacità decisorie, sono quelle uh, elaborate, acquisite nelle decisioni precedenti, il giudice sarà, il giudice robot, oh, chiamiamolo così, sarà necessariamente indotto a conformarsi alle decisioni già prese. E si può aprire si apre una stagione di dittatura del precedente e di chiusura a quelle forme di interpretazione evolutiva, creativa che sebbene con le dovute cautele hanno però inaugurato stagioni dove il giudice ha anticipato l'intervento normativo e ci sarà certezza eh, non tanto certezza giuridica come deriva dalla stabilità delle precedenze, ma infallibilità matematica. Peraltro è anche vero che non è detto che la sentenza del, ehm, algo, diciamo, algoritmica sia una sentenza esatta, perché tutto dipenderà da come viene implementato, come è settato l'algoritmo. Qui l'errore umano di impostazione finisce per essere un errore della, della, eh, della sentenza. E qui dico faccio un brevissimo accenno sull'esperienza francese che opportunamente il professor Gialuz aveva introdotto. È chiaro che la Francia è il paese europeo che ha fatto passi significativi in questa direzione, c'è la legge del 2016 che aveva citato, che mette a disposizione questa enorme quantità di dati. Ci sono, stat sono stati elaborati dei sistemi eh, di giustizia predittiva, un sistema si chiama Predictis, che è stato anche testato. In alcune corti di appello, due corti di appello di eh, due e di Ren hanno testato questo eh, questo eh, sistema che è un diciamo un sistema di legal tech che non soltanto elabora le decisioni, ma appunto cerca anche di eh, predire la, eh, la mh, a definizione di una causa parliamo peraltro nell'ambito del diritto civile ebbene è successo che il ministro della giustizia e il presidente del Corti d'appello hanno eh, evidenziato la falli il fallimento del, pardon, nel senso che eh, questa eh, fase sperimentale non ha dato i risultati sperati e si è avviato un significativo mh, diciamo mh, contenzioso tra la società che gestiva la, eh, il sistema Predictix che si chiama e il Ministero. Questo perché? perché è emblematico della rilevanza degli interessi economici in gioco che sono eh, diciamo, il, cavallo, il potenziale cavallo di Troia dell'ingresso eh, diciamo, dell dell'intelligenza artificiale. Un'ultima cosa e eh, diciamo, eh, mi richiamo a quello che ho detto prima cioè a quello che probabilmente è il vero problema dell'ingresso dell'intelligenza artificiale nel processo penale, che, a mio modestissimo avviso, potrà condizionarne l'effettività. Le, eh, diciamo, la creazione, l'assettaggio, l'implementazione dell'algoritmo ha dei costi, dei costi iniziali che possono essere giustificati soltanto che se li sopporta. Può far conto su una tutela brevettuale. Ma se l'algoritmo è tutelato brevettualmente quindi vi è una impossibilità di accedervi, cadiamo nell'errore del problema della sentenza LUMIS. Cioè le parti, l'imputato, lo stesso giudice, non sono in condizione di poter vedere, di poter conoscere come è impostato l'algoritmo. E quindi si crea un loop, secondo il mio modesto punto di vista, un circolo vizioso che renderà qualche modo problematica l'effettivo ehm, accesso dell'intelligenza eh, dell artificiale. È un problema eh, di eh, impresa è un problema di costi, è un problema di eh, governo dell'attività eh, eh, economica. Certo, c'è da dire che un approccio laico e diciamo svincolato da qualsiasi eh, pregiudizio filosofico o ideologico, non può non confrontarsi con eh, le enormi potenzialità che l'intelligenza artificiale è, può offrire e ovviamente con i problemi che il suo utilizzo può dettare. Diciamo che allo stato della gestione vigente è matura una riflessione su eh, quello che può essere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per alcune parti della decisione. Ecco che allora il sistema eh, dell'esperienza di Risk Assessment Tools può essere in qualche modo eh, evocata anche nell'esperienza italiana. Penso per esempio all'ipotesi della concessione, della sospensione condizionale della pena, specialmente magari in relazione alla seconda ipotesi, che, per la quale sappiamo che l'articolo 265 vincola una serie di attività, eh, il oner, meglio dire, il richiedente di una serie di attività eh, diciamo supplementari, oppure il giudizio di pericolosità sociale, oppure la possibilità di modifiche dell'assetto cautelare in ragione dell'applicazione dell'articolo 264, primo comma, lettera C, e io non, come dire, non. Posso, si può immaginare una sorta di cluster di punteggi che possano guidare il giudice nella eh, decisione predittiva sul eh, rischio, sulla incidenza, sulla gravità del rischio di futura, eh, di futura recidiva. Ovviamente, ovviamente si. Sì. Tratterà di definire una serie di eh, precondizioni che non sono soltanto quelle che ho detto prima, cioè quelle della disponibilità delle chiavi dell'algoritmo, ma anche una serie di valutazioni sulla sinergia tra giudice e, e, e macchina, e cioè definire quale sia il grado di vincolatività del risultato algoritmico. È una vincolatività totale? È una vincolatività parziale? e la decisione fondata sul, discosta, sul discostamento dell'algoritmo di decisione impugnabile e in che termini. Ecco, sono una serie di, eh, diciamo, di, di temi sui quali si può iniziare diciamo, laicamente eh, una riflessione eh, che come dire, tenga conto, tenga conto della, eh, del fatto che l'intelligenza artificiale ormai bussa prepotentemente alle porte dell'esperienza giudiziaria. Volevo porre diciamo, il rovescio della sua analisi invece al professor Gialos, perché quello che è emerso, ed è tutto molto giusto, il problema della ritualità del processo penale che viene persa potrebbe essere risolta in qualche modo, ma lei ha enunciato tutta una serie di punti molto chiari su, sui quali l'intelligenza artificiale... Non può ad oggi sopperire perché non è in grado di valutare quel silenzio, perché al massimo lo può misurare per prendere un esempio che abbiamo fatto. Ma è questo il tema provocatoriamente, pongo al professor Giallo: cioè il tema è veramente quello della incapacità di fare una determinata attività che magari domani invece sarebbe in grado di fare l'intelligenza artificiale, oppure il tema sta a monte cioè quel processo penale che noi conosciamo che è un processo sull'uomo fatto dall'uomo può essere sostituito da questo sistema cioè se domani migliorasse l'intelligenza artificiale i problemi sarebbero risolti o c'è un problema al fondo no io diciamo, avevo già rigettato questa idea nel 2005 quando avevo scritto la cosa e recentemente dove ci siamo visti, inoltre a Salerno, dicevo ma insomma il processo penale è un processo che nasce, per dirla con Carrara, eh, per i galantuomini, ecco non, non spingiamoci ai galantuomini, ma almeno un processo penale per uomini è fatto da uomini, avevo detto in quell'occasione. Ecco, c'è questo tema o è un mio vecchio baluardo mentale che forse un po' demodetto? assolutamente c'è io mh, riprendo la domanda fatta all'inizio del dal giudice dal dottor Ziroldi all'inizio del suo intervento cioè si farebbe giudicare da una macchina e eh, allargo la uh, riflessione entrereste in una macchina mh, che è senza guidatore allora sono due domande alle quali si può rispondere, eh, come dire, con le stesse categorie o no? Perché, mh, parlando con un tecnologo, gli ho chiesto: eh, ma, eh, ci si arriverà alla eh, macchina eh, a guida eh, basata sull'intelligenza, a guida automatica. E mi ha detto sì, si arriverà. È un problema di fiducia e di affidamento. Probabilmente noi non monteremo mai su una macchina senza il guidatore, i nostri nipoti che non hanno visto le macchine guidate dal, eh, dagli uomini monteranno così come oggi come dire, non fanno i compiti eh, guardando il dizionario, ma chiedendo la traduzione a Google Alexa. Alexa, o. Eh, ecco. Ma credo che la stessa domanda e la, la risposta non possa mh, porsi sullo stesso piano quando si parla della giustizia penale in particolare, ma dico della giustizia e eh, a maggior ragione quando si parla della giustizia penale. Quindi io non ho dubbi nel dire che eh, non ci potrà essere e non ci dovrà essere, da un punto di vista, vorrei dire etico e poi costituzionale, eh, una sostituzione da, del giudice con la macchina. Quello che eh, si può prospettare è un utilizzo anche in chiave decisoria di eh, strumenti che possono migliorare il... Eh, ridurre la discrezionalità e migliorare la decisione. E infatti uno dei temi, mh, assolutamente penso che il tema della sospensione condizionale, ma in fondo... Eh, il nostro processo penale è eh, costellato di, di eh, valutazioni predittive di pericolosità. Pensiamo al 274 lettera C e pensiamo poi alla fase appunto del, per dire all'americano, del sentencing del 133, dei criteri del 133. Ma se ci pensate c'è un paradosso nel nostro sistema che risale addirittura al codice del 30. Cioè da un lato il codice sostanziale e quello processuale tentano di imbrigliare la discrezionalità del giudice fissando dei criteri. Dall'altro, l'articolo 220,2, così come il suo predecessore, vietano la perizia criminologica in fase di cognizione. E eh, una collega che ha studiato il tema dell'intelligenza artificiale, Serena Quattrocolo, ritiene che i risk assessment tools ricadano oggi nel divieto del 220, secondo. Dice, sono forme diciamo, di perizia sul mh, carattere del, uh, dell'imputato e quindi, quantomeno in fase di cognizione, non potrebbero essere utilizzati, sarebbero da uh, prove diciamo, da escludere. Ai sensi dell'articolo 190, 220,2. Eh, allora, se vi ricordate, eh, insomma, lettura di Bricola, già negli anni 60, eh, Bricola diceva che eh, quel criterio del 133, quando si tratta di valutare il, eh, il, eh, il reo, sono. Ehm, Affidati alla mera alle impressioni d'atmosfera, cito testualmente alle impressioni d'atmosfera. Quindi non c'è una valutazione oggettiva, tantomeno c'è una motivazione sulla quantificazione della uh, sanzione, soprattutto quando si tratta di valutare in chiave prognostica quello che sarà la pericolosità del, uh, del soggetto. Allora, in quest'ottica io credo che l'utilizzo di risk assessment tools possa ridurre una discrezionalità, possa garantire un giudizio migliore. Ne sono certo nella fase dell'esecuzione, per l'applicazione di un affidamento in prova, di una misura alternativa. Eh, devo dire, insomma, sto ragionando sul, eh, sulla fase della cognizione, ma le, le precondizioni devono essere chiare. Primo, e ce lo dice la carta etica, L'algoritmo, il, il risk assessment tools basato su un algoritmo deve essere costruito insieme. Questo è un punto decisivo dai tecnologi e dai giuristi. Torno a quanto ho detto all'origine: non possiamo delegare ai eh, tecnologi questo, eh, questo ambito, non possiamo tirarci indietro, far finta che, eh, come dire, mettere la testa sotto la sabbia. Dobbiamo entrare. Nel progresso tecnologico e cercare di eh, come dire, orientarlo anche da un punto di vista eh, etico, perché altrimenti eh, i tecnologi, con tutto l'affetto, non si rendono conto del, dei rischi delle macchine che eh, costruiscono. Secondo elemento eh, attiene alla non discriminazione, cioè i risk assessment tools devono essere costruiti in modo tale da non enfatizzare delle discriminazioni che sono presenti già nella società. Terzo, trasparenza, imparzialità e correttezza è il terzo canone appunto sancito dalla carta etica, cioè sulle esigenze di tutela della proprietà intellettuale devono sempre prevalere l'accessibilità del processo algoritmico, quindi l'algoritmo, come dire, deve essere trasparente e eh, controllabile. Detto questo c'è una chiaramente preoccupazione di eh, individualizzazione della eh, sanzione oh, perché mia, ma non c'è un tema di dignità invece cioè che il giudizio sull'uomo parzialmente cioè, ah, è... arrivo ah. arrivo anche arrivo anche al tema di dignità c'è un tema prima di eh, che credo centri proprio con la la dignità perché la dignità si traduce anche nel diritto, come dire, a essere trattato come essere individuale e quindi che eh, la responsabilità sia accertata individualmente, ma che anche la misura cautelare sia individualizzata e che poi la sanzione sia individualizzata. Da questo punto di vista, insomma, il 27,1 eh, è tutto la Cristallizzazione diciamo dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale, in materia cautelare negli ultimi dieci anni mh, pongono il principio dell'individualizzazione al, al centro. E poi c'è un altro aspetto che eh, mi piace ricordare, perché eh, alla base di quel divieto del 220 secondo, ci sono diverse interpretazioni. Qualcuno eh, dice che eh, si giustifica con la presunzione di innocenza. Io non ci credo tanto, uh, penso che o, come dire, si vietano quelle tipologie di giudizi durante il processo, oppure non è il, tanto il metodo che confligge con la presunzione di, di innocenza, eh, quanto proprio il fatto che si effettui un giudizio di questo tipo. Oppure vi era una valutazione diciamo di sfiducia, io credo che sia questa la ragione che sta al fondo del 220,2, la sfiducia nella, eh, nella scienza psicologica, criminologica, eh, che è ben testimoniata dalle parole note di, eh, di Franco Cordero, che diceva lasciamo fuori i macchinisti dell'anima dal, dal processo penale. Ma questi non sono, questi basati sui risk assessment tools, non sono giudizi. Eh, come dire, ehm, prognostici che eh, si basano su una indagine del foro interiore del, dell'imputato. Quindi la mia risposta è: non si rientra, secondo me, nel 220, eh, comma, secondo, che è una norma che è molto eh, legata, se vogliamo, al 188, alla tutela della libertà morale, ma non viene in gioco qui. Se non, eh, e qui eh, appunto cito una sentenza che ho trovato bellissima della, della Corte Costituzionale, la 124 del 1970, che nel cercare di eh, trovare una, una, una giustificazione a quella norma diceva che lo studio della personalità dell'imputato può venir compiuto solo da chi abbia presente anche il carattere afflittivo e intimidatorio della pena. Questo per dire come alla fine l'ultima parola deve essere comunque quella del giudice che eh, valuta il singolo individuo e che eh, ha contezza dell'afflittività eh, della pena e del percorso che poi l'individuo dovrà compiere in attuazione del principi costituzionali. Ma infatti il dibattito eh, di questi ultimi anni. Eh, è molto cambiato quando si studiava e già si studiava 15 anni fa intelligenza artificiale e processo penale si pensava una cosa diversa si pensava che i sistemi di intelligenza artificiale cioè le reti neuronali i sistemi bayesiani che stanno alla base potessero essere un modo per aiutare il giudice a ragionare in quel modo quindi dargli un modello di ragionamento Invece siamo andati a un passaggio ulteriore, cioè saltiamo totalmente quel passaggio dando per scontato che il giudice avrebbe giudicato, avrebbe ragionato allo stesso modo. E quindi eh, però ne prendiamo atto oggi. Il mio ruolo è quello un po' di fare il pierino che vi stimola e vi critica, e non è che poi sia esattamente la, la mia posizione. Però sentiamo eh, anche. Io mh, mi sono appuntato mh, alcune cose nel sentire il. Um la replica del professore. Mm, io credo che il eh, problema dell'equilibrio tra eh, giudizi di tipo predittivo, che sono sempre, dico una banalità, ma è una banalità come dire, che si invera nella quotidianità del lavoro, sono sempre difficili da adottare. Vedo. E il, mm, la possibilità di utilizzare Metodiche che mh, possano, diciamo, agevolare il giudice in questo, eh, sotto questo profilo, sconti un po' la, eh, come dire, la, la, la tendenza che il giudice ha a non per formazione, a non scivolare in un diritto penale d'autore. Cioè nel trasferire il fuoco della eh, sua attenzione dall'oggetto del reato al soggetto che lo compie. Io mh, devo dire, eh, per la prima volta dopo molti anni, mi sono trovato a fare delle valutazioni sulla persona sottoposta a procedimento da quando, eh, da quando eh, è entrata in vigore la legge sulla mh, sospensione commessa alla prova, dove c'è un aspetto di valutazione della personalità della vita anteatta, eh, della, poi magari sono tutti incensurati, quindi chiaramente sono storie abbastanza diciamo, insignificanti da questo punto di vista, però è la prima volta che si è introdotto in sede di cognizione ovviamente una riflessione su questi temi. Ecco quindi che eh, diciamo, la, 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 il problema dell'ingresso dell'intelligenza artificiale come veicolo di sostegno di una decisione del giudice deve trovare un punto di equilibrio su queste due, eh, su queste due esigenze. Eh, si diceva è necessario che il, il settaggio, quindi l'istruzione dell'algoritmo non sia demandata ai tecnici, ma sia, sia, sia appannaggio dei giuristi, e questa è una verità assoluta. Chi fa ci sono dei colleghi qui quindi lo sapranno meglio di me ho qualche dubbio sul fatto che il giurista sia in grado di gestire questi aspetti perché gli strumenti informatici del ministero tanto per dire fare un esempio eh, diciamo quotidiano gli strumenti informatici del ministero non sono tarati sulla norma processuale e, e, e quindi gli sistemi informatici vincono sono talmente rigidi che hanno una Diciamo, eh, uno schema, una rigidità non, che non consente l'adattamento. Allora ecco com, parlando sempre di giudizi, ehm, di giudizi eh, prognostici, ho qualche dubbio sul fatto che sarà così, diciamo, semplice, tra molte virgolette, affidare eh, l'implementazione degli algoritmi alla, eh, ai giuristi e non ai tecnici. L'altro aspetto è quello eh, sui. Ehm, eh, Sottolineava prima molto opportunamente del rapporto tra ehm, sottoposizione o effe, alla eh, gestione, meglio dire, dei risk assessment tool e la dignità della persona. Eh, anche qui, diciamo, bisognerà introdurre una riflessione sul fatto che se sia possibile ipotizzare queste attività come volontarie, come eh, diciamo, effettuate su istanza di parte, una sorta di onere che. Il soggetto è disposto ad affrontare in una prospettiva a lui favorevole diciamo che per, qui concludo ehm, il tema eh, sottende sempre un non detto che è quello appunto da un lato eh, il patrimonio culturale eh, a quale siamo abituati non abbiamo mai guidato una macchina senza pilota, può darsi che qualcuno lo trovi naturale, così come eh, trovi naturale andare in una stanza in cui c'è un, una macchina. Ehm, è anche vero però che, questo, che questo, questo profilo, che diciamo è il portato, il bagaglio culturale, ideologico e, e normativo di tutti noi, eh, deve essere in qualche modo eh, misurato. Alla luce della eh, potente e eh, dirompente forza immaginifica e della, della, della immediatezza che la, eh, la tecnologia e eh, l'urgenza della tecnologia evidenzia. Mi viene a chiudere con una mh, frase che un costituzionalista, Massimo Luciani, che non è mai stato molto tenero con. Eh, diciamo l'interpretazione creativa del diritto da parte dei giudici proprio. In, in relazione alla loro legittimazione a creare norme, ha um, uh, chiuso un articolo sul giudice robot e dice una volta di più: il problema non è di innovazione legislativa o di rivolgimento scientifico, ma di approccio culturale. E noi giuristi possiamo controllare e criticare la cultura di un giudice ben più facilmente di quanto possiamo fare con la cultura di un ingegnere, di un matematico, di un programmatore per essere chiari. E qui è una, Bellissima provocazione, se devo scegliere qualcuno di cui non fidarmi, personalmente scelgo il giudice e scelgo che sia un essere umano, umano e consapevole dell'importanza, certo, ma anche dei limiti della sua funzione. È quello che dicevamo, quello che dicevamo prima sul tema della responsabilità. Vi posso dire che non mi avete per niente convinto alla risposta: se mi farei giudicare da un giudice, non solo direi no, ma direi che non mi deve essere consentito di farmi giudicare da un, giu da, da un giudice, da un, da un robot giudice, anche se lo volessi e eh, non dovrebbe in ambito di giustizia penale eh, a mio avviso essere un'opzione disponibile, ma questa è la mia idea, ne discuteremo in altre sedi. Voi siete stati straordinari, sia per completezza di informazioni ci avete dato un quadro completo e, e ma questo non, non ne dubitavamo, anche per acutezza di, di riflessioni.